Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, in questa lezione cercherò di essere abbastanza breve e andiamo a vedere un argomento del tutto nuovo. Un'introduzione a quello che sarà poi le nuove spiegazioni sull'Italia e le sue ragioni, e le sue regioni. Andiamo quindi ad affrontarlo attraverso l'Atlante del nuovo Giramondo Plus, le prime pagine dalla 2 alla 4. Allora, prima di poter affrontare infatti il territorio e le sue regioni una per una, andiamo invece a vedere come questo territorio è suddiviso per poter essere amministrato nella maniera migliore o nella maniera che sarebbe dovuta essere più semplice. Allora, come vuole l'articolo della Costituzione 114, l'Italia è suddivisa in regioni, che a loro volta sono suddivise in organi piccoli che sono le province, i comuni, abbiamo poi anche quelle che sono le città metropolitane. Allora, prima di addentrarci in regioni, comuni e province, andiamo a vedere un po' quelle che sono le aree e le città metropolitane. Allora, innanzitutto ci sono più aree metropolitane in Italia. Andiamo a vedere quali sono. Da Torino a Genova, a Milano, a Bologna, a quella che è Trieste, Venezia, a Firenze, a Roma, a Bari, a Reggio di Calabria, a Messina, a Palermo, a Catania, a Cagliari e anche a Napoli. Allora, questa città metropolitana ha un'area attorno a sé con cui si è praticamente voluto far sì che le aree adiacenti a questa città, non facenti parte direttamente di questa città, ma possono essere anche città diverse vicine, possono essere comuni differenti da quello in questione. Hanno però una collaborazione che può essere socio-economica o magari anche per i servizi essenziali. Cosa vuol dire? Vuol dire che una città capoluogo, che può essere ad esempio Roma, unisce attorno a sé altri comuni che stanno vicini, in modo da formare un'area metropolitana, ma sarà la città metropolitana, in questo caso ad esempio Roma, ad avere l'amministrazione di tutto il territorio. Viene così semplificata la gestione economica, socio-economica o dei servizi essenziali di un territorio più vasto. Allora, infatti, la funzione delle città metropolitane si può elencare in tre piccoli punti focali, che sono la pianificazione generale del territorio e delle sue infrastrutture. Le infrastrutture cosa sono? Sono i servizi, ad esempio delle reti stradali, oppure quelle che sono i servizi pubblici, la sua gestione, ad esempio i servizi del trasporto pubblico, oppure anche quella che è la promozione dello sviluppo socio-economico, cioè come migliorare economicamente quel territorio. Loro possono diventare promotori, di questo territorio a livello socio-economico. Allora, per quanto riguarda invece la divisione più classica, sappiamo benissimo che l'Italia è suddivisa in 20 regioni. Le 20 regioni sono a loro volta classificate a statuto ordinario e a statuto speciale. 15 sono a statuto ordinario, le altre 5 sono a statuto speciale. Quelle a statuto speciale sono la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige-Südtirol, c'è la Sardegna, la Sicilia e poi il Friuli-Venezia-Giulia. Allora, queste regioni hanno uno statuto speciale, solo queste 5, perché hanno avuto in passato storicamente una gestione più autonoma rispetto alle altre. Quindi gli è stato concesso uno statuto di
differente per potersi amministrare meglio. Allora, come si governa all'interno della regione? All'interno della regione, ovviamente, ci sono il consiglio regionale, la giunta regionale e il presidente della giunta. Quello che fa il consiglio regionale è quello di avere il potere deliberativo, cioè approva le leggi o dei regolamenti. La giunta comunale invece ha il potere esecutivo, sapete tutto qual è, cioè quello di eseguire ciò che il consiglio ha deciso in precedenza. I cittadini poi possono eleggere il presidente della giunta, che sarà il rappresentante della regione che deve dirigerla. Andiamo invece a vedere quello che è la suddivisione ancora un gradino più in basso, che è quella delle province. Si tratta di un territorio amministrativo appunto di secondo livello. Sopra abbiamo le regioni, abbiamo quindi quelle che sono le province. Allora, le province sono istituite già nel 1865, le prime, e sono territori di vasta area. Pensate ad esempio a quella che è la provincia di Grosseto, che è una delle più grandi d'Italia. Come si fa ad amministrare una zona così vasta? Anche in questo caso si ha bisogno di diverse strutture amministrative. Si parte da quella che è un'assemblea regionale, che è composta dai sindaci dei comuni della provincia. Abbiamo poi un consiglio provinciale che è eletto dai comuni della provincia e ha gestione politica di controllo. Il presidente invece della provincia viene eletto ogni 4 anni dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. Allora, tra le sue funzioni principali nel territorio c'è quella di convocare la presidenza del consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci per poter amministrare tutte le praticamente gestire più che altro tutte le attività provinciali. Nel terzo livello abbiamo poi l'amministrazione dei comuni. Il comune è un ente di territorio provinciale più ristretto e si occupa di servizi minori. Se la gestione amministrativa e politica è data dalla regione e poi amministrata attraverso la provincia, che è formata da un'assemblea composta da tutti i sindaci di quella provincia, il comune invece è sorretto da un sindaco e da un consiglio comunale e una giunta comunale. Allora, il sindaco praticamente è eletto direttamente dai cittadini di quel comune, deve presiedere la giunta comunale, è responsabile dell'amministrazione di quel comune. Quando presiede la giunta comunale, bisogna sapere che la giunta comunale ha il potere esecutivo, quindi ha il potere di eseguire quelle che sono state invece le delibere fatte in consiglio comunale, dove la giunta deve approvare ad esempio il bilancio di un comune, deve approvarne lo statuto e tutti i regolamenti. Io lo so che in questo momento è un po' complicato. Per la prossima volta iniziate a leggere queste pagine e poi io intanto vi faccio una mappa concettuale per capire meglio la struttura amministrativa del nostro territorio. Grazie, alla prossima.